Grazie Presidente. Mi associo all'intervento del Presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano. Oggi, per quanto chi ha interesse a dipingere questa città senza alcuna fiducia, continua a portare delle evidenze che appartengono a un percorso che stiamo cercando di superare. Oggi è una giornata storica. Oggi stiamo dicendo alla città che sono cambiate due cose fondamentalmente. L'approccio amministrativo che questa città ha rispetto al governo e alla pianificazione della mobilità. Fondamentalmente, il primo punto è proprio questo. Ho sentito parlare di metro C e di come questa forza politica abbia cambiato idea, come se il 5 Stelle fosse stato sempre contrario alla questione trasportistica della metro C, cioè il fatto che una linea che parte da due periferie attraversando il centro possa, rispetto a quanto previsto da piani addirittura di 50 anni fa, cominciare a elevare la qualità del trasporto a Roma. In realtà la questione non era trasportistica, o meglio, era associata alla questione amministrativa. Noi abbiamo sempre detto che quel tipo di opera era amministrata in modo tale da procurare i disastri e la lievitazione dei costi e dei tempi, il prolungamento dei tempi che ha generato. Bastava semplicemente mettere mano alla convenzione, fermarsi, quindi inevitabilmente fermare anche l'opera, per evitare il disastro anche sui conti di questa amministrazione e rimettere a posto una convenzione che da una parte dicevano che avrebbe dato tutte le garanzie per fare in modo che quest'opera fosse consegnata alla città finalmente dopo anni, ma in realtà sabato andremo a inaugurare una fermata che doveva essere inaugurata nel 2011. Qualcuno dovrebbe spiegare come mai in una convenzione così importante non fu definito il rapporto che l'amministrazione doveva avere nel caso di ritrovamenti archeologici. Fu lasciato tutto in sospeso in modo tale che non si sapeva ogni volta che veniva rinvenuto un qualcosa di anche straordinario, di chi erano le competenze anche economiche. Ma non basta. Fu lasciata la possibilità a chi doveva eseguire l'opera in base a una legge obiettivo che era pensata per i piccoli enti territoriali che ovviamente non hanno le risorse per poter avere un istituto di vigilanza a proprie spese, di fare in modo che il controllore fosse anche il controllato. E non basta. Nonostante la normativa anche dell'epoca diceva che per questo tipo di opere l'impresa doveva, o comunque il consorzio di imprese doveva mettere da parte per il rischio di impresa il 20% dell'importo dell'opera, quindi parliamo di qualcosa sopra i 500 milioni, quella norma diventò il 2%, magicamente sono spariti 450 milioni da quello che doveva essere la garanzia principale per quest'opera. Sta tutto nella convenzione del 2005, non l'abbiamo firmata noi, abbiamo sempre contestato questi aspetti, ce ne sarebbero anche altri, a livello amministrativo, non trasportistico, perché non abbiamo mai detto che questa città non ha bisogno di mobilità su ferro, semmai abbiamo detto che la tecnologia ferroviaria pesante, quella tecnologia voluta da Rutelli, era anacronistica, si poteva perfettamente fare l'opera con una tecnologia meno impattante. Ad oggi ci viene imputato che abbiamo cambiato idea, no, non abbiamo cambiato idea. Stiamo cambiando l'amministrazione, stiamo dicendo che rifaremo la convenzione per il proseguo dell'opera, stiamo dicendo che in questi 2 anni abbiamo analizzato tutte le alternative, anche tecniche, possibili per poter garantire un'esecuzione comunque di qualità in tempi e costi certi. Io invito le opposizioni quando parlano di quest'opera e rispetto a quello che stiamo andando a fare anche sulla metro C, di sciacquarsi la bocca. Stamattina ho sentito gli interventi che parlano degli autobus andati a fuoco. La nostra incapacità di riuscire a manutenzionare degli autobus che hanno 15 anni, paragoniamola alla capacità di chi non ha sostituito o pianificato la sostituzione delle vetture negli ultimi 15 anni. Mettiamo sulla bilancia questi due pesi, vediamo se avete ancora il coraggio di parlare. Nonostante comunque in Commissione è stato già annunciato
che sono in corso gli appalti e gli affidamenti per poter ovviare anche a questo tipo di incidenti. Un appalto da 1 milione di euro, mai fatto prima, costretti a farlo per mettere in sicurezza con degli impianti antincendio tutte le nostre vetture che, ripeto, hanno un'età media di 14 anni, dove in tutta Europa non si va oltre i 7. Per una questione economica, perché i costi di ammortamento dopo i 7 anni sono di gran lunga superiori. Chi ci ha mangiato in tutti questi anni rispetto a quello che non è stato fatto? L'ultima volta, all'ultimo consiglio, ho sentito addirittura il PD che rivendicava la paternità sui 330 bus acquistati dal centrodestra, che a sua volta li ha acquistati l'ultimo anno di consigliatura. Parliamo di 2000 autobus che questa città dovrebbe avere in servizio, comprese le riserve, il che significa che se hanno una durata di 7 anni ne dovresti acquistare 200 o minimo 150 all'anno. Il che significa che in 5 anni ne dovresti acquistare minimo 600, come abbiamo già programmato, tanto che si dice che non abbiamo investito risorse, o 1000 autobus. Il centrosinistra se n'è andato dopo aver fallito una gara appalto e averne fatta un'altra da 150. Ogni volta che si parla di quei 150 bus che comunque abbiamo dovuto gestire noi rispetto al perfezionamento delle tutte le operazioni per poterli acquisire, perché altrimenti non sarebbero arrivati neanche quelli. Ecco, quando si parla di mobilità si parla di questo, soprattutto di capacità amministrativa. E vengo al punto e chiudo. L'altro punto di cui oggi questa città dovrebbe essere orgogliosa, perché rispetto agli strumenti vigenti, alla normativa vigente, c'è stata sempre la possibilità di poter finanziare queste opere. Il fatto che ci sono risorse scarse per queste opere è una balla. È una balla che va avanti da 20 anni, da 30 anni, probabilmente va avanti perché in questa città nessuno ha avuto il coraggio di mettersi contro determinate situazioni. È una grossa balla perché tutte le leggi hanno sempre stabilito che qualora ci sono le evidenze trasportistiche lo Stato è obbligato a finanziare. Ci sono dei percorsi che vanno fatti, i percorsi ad esempio che abbiamo fatto per ottenere in soli 6 mesi dopo il decreto del Consiglio dei Ministri 425 milioni per la manutenzione straordinaria mai fatta prima nella metro A e B, quando il PD a settembre 2015, e lo ripeto per l'ennesima volta, non mi stancherò mai, ne aveva chiesti neanche 190. Questa è capacità amministrativa, ma è anche saper pianificare, saper gestire l'amministrazione e andare a chiedere quello che è dovuto. A breve noi andremo a presentare quello che è l'esito del PUMS, partecipato dai cittadini. Perché oggi noi stiamo andando a approvare le linee guida, e voglio rispondere anche alla collega del PD. In commissione il testo è arrivato a, se ricordo bene, il 20 marzo. Oggi siamo a, cos'è? 8? 9? Maggio? 7? 8 maggio. In tutto questo tempo chiunque voleva poteva presentare tutte le proposte che voleva. Comunque stiamo parlando di linee guida, non stiamo parlando di un piano che verrà oggi congelato nella sua approvazione. No, stiamo dicendo quello che dovrebbe essere fatto. Tra l'altro stiamo dicendo quello che dovrebbe essere fatto, e lo ripetiamo ancora una volta, da 50 anni, compresa la mobilità su ferro sempre, però in superficie. Avete il coraggio di criticare anche questo? Chissà perché non avete mai il coraggio di criticare quello che invece non siete mai riusciti a fare. Grazie.